Buongiorno ragazze e ragazzi e benvenuti in un nuovo vlog. Mi copro perché ho solo la camicia da notte, ma molto molto sexy, molto sexy, cioè come potete notare. E ho pensato di vloggare anche oggi perché il mio braccio non è del tutto guarito, quindi sto evitando di fare major sforzi chissà come. La mattina non connetto, quindi capite in che stato sono. E anche perché nell'ultimo vlog mi avete detto che vi piacciono tantissimi i vlog, quindi ho pensato di farne uno anche oggi, così da tenerci compagnia e portarvi insieme con me per tutta la giornata. Non fare niente di così impegnativo e strano oggi, perché sto ancora recuperando un pochino. Grazie mille ovviamente per tutti gli auguri per una pronta guarigione che mi avete fatto nel video precedente. Siete state carinissime e carinissimi, come sempre. Adesso vi porto con me a fare colazione. Prima di tutto volevo aggiornarvi sull'olio di ricino che sto utilizzando per le sopracciglia e sto avendo buoni risultati. Ve l'avevo detto su Instagram, ma chi non mi segue su Instagram magari non lo sa, che stavo utilizzando l'olio di ricino per rinforzare le sopracciglia e stimolarne la crescita, in modo particolare poiché la codina del mio sopracciglio destro non cresce praticamente più da anni per una cattiva epilazione, quindi vi prego, ragazze, non toccate le vostre sopracciglia perché a differenza dei peli del corpo, del resto del corpo, potrebbero non ricrescere più. Quindi vi prego, veramente, non toccatele, cioè non toccatele nel modo più assoluto. E vi dicevo, sto avendo dei buoni risultati sulle sopracciglia e sulle ciglia invece sto utilizzando l'olio di jojoba, che in questo momento non ho qui da farvi vedere perché è in bagno e mi sto trovando molto bene, me le ha rese veramente molto lunghe, sto avendo degli ottimi risultati, devo dire. Allora andiamo a prendere lo yogurt, questo è quello che mangio sempre, il mio preferito, alla soia. I cereali che mangio sono questi di Nestlé, senza glutine, mi sembra che ve li avevo già fatti vedere, non sono certa. Devo ancora finire questi. Quindi metto un po' dello yogurt. Guardate, vi capita mai questa cosa? Che rimanga totalmente pulito come si chiama questo? Coperchio? No, non lo so, comunque, avete capito. La mattina io non connetto, quindi non riesco a ricordare ancora di più i nomi delle cose. Comunque metto lo yogurt qui all'interno del piatto. Questo lo, se siete intolleranti al lattosio, questo, e vi piace il cocco, ve lo consiglio. Poi prendo i cereali, qui c'è la mia camicia da notte per la mattina, e li metto un po' all'interno. Poi prendo questo cioccolato qui, fondente, questo lo prendiamo da MD, ci piace tanto. Vado a metterne qualche goccia qui. Vado a tagliare a pezzettini praticamente col coltello. Vi ricordo che in inverno era molto difficile fare questa cosa, invece adesso guardate come si taglia presto. Ne vado a mettere qualche goccina. Devo dirvi la verità, in questi giorni sarà che ho fatto l'antibiotico, ho fatto 5 giorni di antibiotico. Mi ha disturbato moltissimo lo stomaco, non ho troppa fame, però comunque sto mangiando, non è che non mangio, però ho lo stomaco sottosopra, sto prendendo i fermenti ancora. E anzi, la mattina lo prendo anche in multivitaminico, poiché adesso più che, cioè rispetto a prima, ancora di più devo prendere vitamine, prendo questo, multivitamine e minerali di equilibrio, lo prendo ormai da mesi, lo intervallo, di solito lo stacco per un po' e poi continuo, non so se sia a fuoco, vabbè. Adesso vado a miscelare il tutto, in questo in modo molto poco da What I Ate in a Day. Io ogni volta che guardo quei video mi piacciono, però è come se pensassi che non riuscirei mai a farli così ordinati. Io quando mangio non ho mai le cose in un piatto belle ordinate, messe bene, solo quando vado al ristorante, perché quando, dicevo, solo quando vado al ristorante, perché quando mangio a casa non è così. Adesso vado ad aggiungere sopra anche dei biscotti. Prendo questi biscotti gluten free Goulon e ne metto un po', metto qualcuno sopra, vado a romperli con il cucchiaio in questo modo. Vado a miscelare il tutto. Questa è la mia, è il mio, la mia colazione poco bella da vedere, però è buona, vi assicuro. Oggi non esagero perché ve l'ho detto, lo stomaco sottosopra. È una cosa, guarda, guardate, a me la fame non passa mai, però con l'antibiotico mi sento lo stomaco che mi fa male appena
le porzioni sono un po' più grandi, come se lo sentissi secco, non ve lo so spiegare, è una stranissima sensazione che non provo mai, ve lo dico sempre su Instagram che niente mi fa passare la fame, però adesso per il fatto che ho dolore allo stomaco me lo sento così come se fosse di cartone, non ve lo so spiegare. E non voglio esagerare, poi ovviamente prendo un caffè. Questi biscotti ve li consiglio tanto se siete celiaca e intollerante al lattosio, perché di solito, confermatemi se siete celiache, fanno tutti abbastanza schifo i biscotti, sanno sempre come se fossero stati aperti da un po', e quindi mangio questo e un caffè amaro. Il caffè mi piace di più amaro, lo gusto molto di più, è una cosa che ho imparato ad apprezzare con Gennaro, perché io prima prendevo tanti caffè al giorno e tutti quanti con lo zucchero bianco, e lui mi ha detto prova a berlo amaro. Inizialmente mi faceva proprio schifo, cioè veramente non riuscivo, adesso non riesco a prenderlo zuccherato, quindi vedete che tutta è una questione di abitudine. E adesso mi piace molto di più appunto senza zucchero, perché sento di più l'aroma del caffè. Quindi questa è la mia colazione e adesso si mangia. Mentre facevo colazione è arrivato questo pacco da Pupa, carta stampata all'interno, non so cosa sia, c'è questo beauty molto carino, molto estivo, vediamo insieme di cosa si tratta. Allora vediamo un po', io poi con una sola mano, si vede che non sono proprio abituata a fare i vlog, sono fatti male male male, però apprezzate la spontaneità riuscite. Allora abbiamo gli ombretti Vamp Wet and Dry, abbiamo Vamp Extreme, quindi tutti ombretti mi sa, poi li apriamo insieme. Poi abbiamo Vamp Explosive Lashes, questo è un mascara. Di solito le mascara di Pupa mi piacciono, mi ricordo anni fa utilizzavo un mascara di Pupa che mi piaceva tanto. Poi questi sono i Vamp ombretti matitone. E abbiamo Vamp Matte, quindi ombretti. Gli ombretti singoli a me piacciono molto perché quando vado in giro, a volte quando voglio veramente non esagerare con il peso della valigia, cosa che sto facendo ultimamente, poiché preferisco comunque non trascinare valigie troppo pesanti per via del braccio, eccetera, eccetera, a volte porto gli ombretti singoli, a volte palettine proprio piccole per gli occhi, perché quelle grandi comunque sembra una cavolata, però dici questo non fa peso in valigia, quello non fa peso in valigia, porto questo, porto quello e finisci per avere una valigia di 20 kg che poi sempre tu devi trascinarti, poiché... Ditemi se sbaglio o se dico le cose vere, ma capita molto spesso che io mi guardi, no? Per guardare, no? Però quando vedono che sei in difficoltà con la valigia è raro che ti aiutino. Di solito più sono uomini un po' più grandi, magari hanno un po' più di decenza e cavalleria di dire vuoi una mano. A me capita spesso che non mi aiutino, cioè mi guardino, però poi non mi aiutano. Perché vedono che comunque ci provo da sola ad alzare la valigia, dico, cavolo, ma mi vuoi aiutare? Ma mi vedi? Io ero in treno, mi vedevano con il braccio, con la fasciatura, ma non mi hanno aiutato, fin quando mi hanno visto che non riuscivo a prendere la valigia. Vabbè, io non lo so, però quando devono guardare o fischiarti dietro sono in prima linea, vabbè. Comunque, questo, io poi è raro che chieda aiuto, perché mi dispiace anche magari scomodare una persona, farla alzare in treno, però dico, cavolo, aiutami, vabbè, io non lo so. Ok ragazze, questo allora è il mascara. E allora, questa pochette mi piace molto, devo dire, molto estiva. Questo abbinamento righe bianche e rosse mi ha sempre ricordato l'estate. Poi sopra è come se sia ruvida, no? Allora la vedo anche resistente a eventuale acqua. Io comunque in valigia spesso quando metto il make-up in valigia lo metto sempre in qualche pochette che sia foderata, in modo che se si apre qualcosa, uno shampoo, non mi bagni tutti i trucchi, eccetera. Allora vediamo un po' questi ombretti come sono. Allora questi sono i Wet n Dry. Vedete che hanno la chiusura di lato fatta con lo scotch. Non so se riesco a farvela vedere. Comunque non è facile aprirli e in questo momento devo scappare dal dentista, quindi non posso farveli vedere tutti, magari più tardi. Comunque vi faccio vedere le colorazioni, wet and dry, eccoli qua. Ci sono molti verdi e colorazioni marroni, oro, marrone oro. Questo è molto bello, questa è una sorta di ruggine che io adoro. Si sarà capito? Si sarà capito. Allora, invece qua abbiamo i matte. Sì, sempre tendenti sui marroni.
sì, marroni, bronzo, eccetera. Per quanto riguarda questi, abbiamo molti marroni, beige, nero. Poi ve li faccio vedere più tardi perché appunto adesso devo scappare a prepararmi, perché a prepararmi poi non è che mi devo truccare per andare dal dentista, però un minimo di coda mi devo lavare, insomma, lavarmi i denti. Quando vai dal dentista che ti lavi i denti proprio in una maniera profonda, no, che normalmente non ti lavi i denti bene, però quando devi andare dal dentista, no, hai paura del suo giudizio, allora ti, cioè, te li lavi come non li hai mai lavati, no? A me succede così. Comunque penso di farveli vedere più tardi tutti questi prodotti, perché togliere questa cosa dentro, no? C'è questo scotch adesso con le unghie, vabbè, è un po' complicato. Ok ragazzi, ormai sapete che quando ho questi occhiali, nello specifico che sono i più grandi che ho, è perché non ho avuto voglia di truccarmi. Ho messo giusto un po' di mascara e non ho fondotinta, rossetto, niente. Ho fatto la coda, fra l'altro ho messo tipo gel per schiacciare i capelli, perché erano tutti che volavano così, perché io non riesco mai a fare una coda decente, a meno che i capelli non siano strasporchi. Questo è il mio outfit, ho messo questa maglietta Make Lemonade, jeans e scarpe queste di Puma. Adesso si va dal dentista, perché avevo praticamente tolto un'otturazione vecchia che era scura e ne ho messo una chiara e devo fare un controllo, insomma, giusto per un controllo, però non si sa mai. Ok ragazzi, ho appena terminato dal dentista, devo fare un controllo. Poi come sapete io ho portato l'Invisalign, o comunque un apparecchio molto simile, quello trasparente per i denti, per allinearli, e ha funzionato sicuramente, però avendo il palato stretto, quindi non avendo possibilità di ottenere uno spostamento davvero significativo dei denti, sono arrivata al massimo risultato per me, però non saranno mai completamente allineati perché non ho spazio nel palato. Dovrei mettere prima l'apparecchio per il palato e poi, o meglio, qualcosa per allargare il palato, non so le terminologie esatte, e poi quello per finire di raddrizzare i denti. Però comunque non è una cosa così urgente. Già adesso rispetto a prima i miei denti sono molto più dritti. Prima io avevo i due da coniglio davanti e tutti gli altri dietro, mentre invece adesso si sono spostati tutti quanti, si sono spostati in avanti, insomma, e il sorriso è molto più allineato rispetto a prima. E adesso andiamo in farmacia e devo prendermi il colore. Penso che mi aiuti mia mamma a farlo oggi, perché sì, riesco a muovere il braccio, però ve l'ho detto, cose complicate non riesco a farne. Quando fai il colore devi comunque fare questi movimenti così, no? Quando lo fai in casa. E spero di trovare Erbacolor questa volta, perché mi sono trovata molto bene con Bioniche, però Erbacolor è sempre il numero uno nel mio cuore, la colorazione Erbacolor. Io faccio il cioccolato, quindi no, il cioccolato, che dico castano, perché il cioccolato era un buon rossiccio e già i miei capelli tendono ad avere un riflesso rossiccio. Trovata la tinta Erbacolor, vabbè, fantoziana. Trovata in farmacia la tinta Erbacolor castana, l'amore della mia vita. Avevo letto 13,90, però la farmacista me l'ha fatta 12. Sarà che ci conosciamo da una vita. Questa costa molto perché comunque è parecchio, però vi posso assicurare che io, avendo i capelli molto lunghi, riesco anche a non utilizzarla tutta in una volta, nonostante abbia i capelli così lunghi. Infatti dice è riutilizzabile fino a 2-3 volte, ne esce parecchia, copre tutto e non mi fa male, mi piace molto. Ah ragazzi, volevo cogliere l'occasione per ringraziarvi per i commenti all'ultimo video, nei quali mi avete fatto gli auguri per una pronta guarigione del braccio. Vi dicevo, siete state molto carine. Per quanto riguarda l'altro problemino di cui avevo parlato, il fatto che mi alzo spesso per andare in bagno durante la notte, allora durante la notte praticamente non mi è successo, magari può darsi anche un collegata all'ansia che vi ho detto più volte che ho durante la notte, non solo, soprattutto durante la notte. Forse poiché ero particolarmente rilassata non ho sentito l'esigenza di svegliarmi tante volte. E altra cosa che mi avete detto nell'ultimo video è quella di controllare la glicemia, ma vi ho già accennato che io sono sempre a controllo, sono particolarmente fissata per le questioni di salute, quindi ho controllato più volte i miei valori e sono ottimi, perfetti, quindi almeno quelli, quindi non penso proprio che abbia a che fare con la glicemia. Ho controllato la tiroide, ho controllato tutto veramente, proprio ultimamente ho fatto l'ecografia alla tiroide, che non so se c'entra o meno. La glicemia l'ho controllata, la tiroide l'ho controllata, le ovaie le ho controllate per vedere se avevo microcisti, eccetera, quindi non c'è niente di tutto ciò.
per cui può darsi che alcune mi hanno scritto che dipende il fatto che si vada in bagno la notte, si senta l'esigenza di andare in bagno la notte, dipende dal fatto che ti sdrai e quindi i liquidi, non ve lo so spiegare, comunque c'è il rilascio di liquidi maggiormente durante la notte, oppure alcuni mi hanno detto può essere diabete, può essere la glicemia eccetera, quello non è, quindi almeno sono sicura da quel punto di vista, magari perché ho aumentato la quantità di acqua che bevo. E posso dirvi anche che io pure quando bevo poco vado in bagno molto, quindi quando bevo di più è automatico che vado ancora di più, veramente, cioè niente. Adesso io e mia mamma ci facciamo un bel caffè e poi vi racconto la mia questione scarpe, nel senso che vi avevo già detto in un altro vlog, forse proprio nel precedente, che ho un problema con le scarpe, che ogni volta che prendo lo stesso numero non mi calza mai allo stesso modo. Stessa cosa, ho ordinato delle scarpe da ginnastica ed un paio di sandaletti 39 e non mi stanno bene, mi vanno stretti, no larghi, stretti, quindi queste mi stanno larghe e quelli mi stanno stretti, eppure lo stesso numero. Non sono sola in questa cosa, spero, fatemi sapere, perché adesso devo rimandare indietro, tanto con Amazon rimando indietro, provo sempre le cose ovviamente sul tappeto senza farle sporcare eccetera, poi le rimando subito dietro senza averle indossate mai ovviamente. Allora, avevo preso questi sandaletti che sono del marchio New Look e sono molto simili a quelli che avevo fatto vedere in un altro haul, però mi piacevano perché hanno questo particolare sul davanti, questi laccetti che sono sul davanti, ma purtroppo mi stanno piccoli. Ma poi ho preso queste scarpe di Nike per la palestra, direte, ma quale palestra? Più che altro quando faccio le ellittiche in casa ho bisogno di un pochino di sostegno, di scarpe adeguate, oppure se decido un giorno quando verrà a piovere di andare a correre, se decidessi di andare a correre mi servivano delle scarpe adatte. Avevo visto queste che mi piacevano perché sono 39 ma mi stanno leggermente piccole, quindi vi posso dire che se vi piace questo modello posso dirvi che sono, calzano piccole, perché io sono certa di avere il 39 quasi sempre, queste mi stanno leggermente piccole, quindi devo mandarle dietro. Allora, per quanto riguarda oggi, sto preparando queste verdure in umido. Abbiamo peperoni, melanzane, zucchine, qualche pezzettino di salsiccia, perché la metto ovunque, e pomodori. Poi aggiungerò anche le patate. Appunto, le faccio in umido e le utilizzo come contorno, le mangio come contorno, magari non tutta questa quantità da sola, però posso anche lasciarle per stasera o per domani, insomma reggono bene un paio di giorni. E poi mangerò, penso, del salmone o del tonno, insomma mangerò sicuramente un secondo con contorno. Ecco il salmone pronto, salmone con pomodorini. Allora, come gallette mangio queste, che sono le risette molte cereali di Scotti, che sono con riso, mais, miglio e grano saraceno, quindi non soltanto di mais, perché mi hanno detto che quelle solo di mais non fanno poi così bene. Io le preferisco perché sono molto più croccanti, spesso mangio queste oppure queste. Queste le prendo all'MD, queste invece in un negozietto, e appunto mi hanno detto che solo mais non è proprio così salutare, per cui mangio queste, queste le mangiano i miei, buone beati loro, e questi sono buone, io le preferisco di mais perché sono molto più croccanti. Vorrei riuscire a trovare delle gallette solo di quinoa, però non so dove trovarle, se avete suggerimenti per gallette solo di quinoa fatemi sapere dove posso trovarle. Sono le 15:23, oggi fa un caldo infernale, sullo sfondo la foto di Gennaro con un cagnolino che ho incontrato in spiaggia, che era il cane dei padroni, insomma del Lido, e ovviamente lui lo conosceva, quindi si è fatto la foto con il cagnolino. Allora, è appena arrivato questo pacco da Pretty by Flormar, lo stavo aprendo poiché non sono abituata a vloggare senza di voi, poi ho detto no, devo vloggare. Allora, praticamente c'è l'Only One Mascara, Bronze Powder, Baked Blush e Blush. Vediamo un po'. Ovviamente c'è qualcosa che si è rotto. Il corriere non è stato molto delicato. Vabbè, comunque abbiamo il fondotinta Mattifying Foundation. Questo che è Bronze Powder. Questo è il Makeup Base, quindi un primer. Cosa sono? Delle liquirizie? Anche queste tutte tipo disintegrate. Poi ci sono delle liquirizie, anche queste tipo tutte disintegrate. Poi abbiamo Stay True Lip Gloss. Questo penso, sì, è un liquid concealer. Questo è molto rosato, devo dire, molto molto rosato. E basta, questo è un blush.
Baked Blush. Molto bello questo, somiglia un po' all'orgasmo di NARS. Molto bello, no, neanche all'orgasmo di NARS. Somiglia più che altro, come si chiama quel blush di Balm? Scrivetemi se avete capito a quale mi riferisco. Facciamo lo swatch sulla gamba, molto glamour. Vediamo la profumazione. No, neutra, perfetto per l'estate. Vediamo se c'è scritto il prezzo. Costa 6,99, quindi sono prodotti low cost, giusto? Swatchiamo anche il gloss, Stay True Lip Gloss. Non sapevo neanche che mi sarebbe arrivato questo pacco. Questo è il lip gloss, una sorta di aranciato rosa pesca. Qui sembra molto più aranciato perché sono dentro. Abbiamo l'eyeliner. Mi sembra il tratto molto nero. Devo dire che penso di essere la prima youtuber slash blogger, anche se non sono una blogger, che fa gli swatch sulla gamba, però mi trovo meglio così. Intanto comunque sempre pelle e le mie gambe sono anche hanno una superficie più ampia. Allora ragazze, vi ho condiviso questa foto su Instagram. Volevo condividere anche con chi non mi segue su Instagram questa frase. Questa l'ho scattata al mare qualche settimana fa. Per essere quello che vuoi essere non c'è limite di tempo, comincia quando vuoi. Puoi cambiare o rimanere come sei, non esiste una regola in questo. Possiamo vivere ogni cosa al meglio o al peggio. Spero che tu viva tutto al meglio. Spero che tu possa vedere cose sorprendenti. Spero che tu possa avere emozioni sempre nuove. Spero che tu possa incontrare gente con punti di vista diversi. Spero che tu possa essere orgoglioso della tua vita. Se ti accorgi di non esserlo, spero che tu trovi la forza di ricominciare da zero. E secondo me è una bella frase motivazionale, mi piace moltissimo ultimamente condividere questo tipo di frase perché mi danno la carica e spero di darla anche a voi. Stavo guardando questo video delle reazioni dei bambini ai padri che tornano a casa. Guardate. Che cobali! Che carini! Rieccomi ragazze, ultra glamour per il mio allenamento in casa. Ebbene sì, ho i calzini. Perché non allenandomi con i pesi in questo momento per via del braccio che ancora non ha recuperato del tutto, mi trovo meglio allenandomi con dei semplici calzini e vi farò vedere l'allenamento che sto seguendo ultimamente tipo solo ieri, che è un allenamento che ho trovato su YouTube girando. Sono stata attirata da questa ragazza molto molto bella con un fisico spettacolare, un sedere da paura, per cui ho detto seguo questo workout di soli 10 minuti, sarà facilissimo. Invece era difficilissimo e ieri su Instagram Stories dopo 3 minuti vi ho detto io sto letteralmente morendo. Adesso vi faccio vedere. Allora ragazze, oggi per allenarmi voglio seguire il video di questa ragazza che si chiama Pamela RF, molto popolare, che propone questo 10 minutes booty burn senza appunto bisogno di pesi, quindi ideale per me perché non posso sforzare il braccio, comunque non troppo. E quindi ieri ci ho provato e chi mi segue su Instagram, anzi fatemi sapere chi ha già visto su Instagram questa cosa con l'hashtag InstaFamily, se praticamente ieri avete visto che vi ho detto che stavo facendo questo workout e dopo 3 minuti vi ho già messo una storia e vi ho detto ieri sto già crepando, cioè come fa questa tipa? Sicuramente perché è già allenata e si allena con i pesi, quindi quando deve fare questo tipo di workout sicuramente per lei è una cavolata, un equilibrio, non trema mai, non suda, è perfetta fino alla fine, la classica donna che tu dici la vedi Wonder Woman, ma come fai? Comunque ieri ci ho provato ed ero una schiappa. Oggi con voi lo rifarò questo allenamento e vabbè, vediamo un po' come va. Ovviamente non potrò mettere tutti i 10 minuti, un bel po', diciamo al 100%, no, al 99% perché mi vergogno e di me stessa, e all'1% perché è troppo lungo. No, è troppo lungo, no. Ragazze, questo allenamento 10 minuti dopo il vlog vi viene già, sono secondo me 20 minuti. Proviamo a fare questo workout insieme, dopo mi faccio un po' di ellittica.
Ragazzi, ho appena terminato i miei 10 minuti e sto grondando di sudore, non ho fiato. Mia cara Pamela, sei stupenda, ma come fai a rimanere per 10 minuti senza sudare? Stupenda, fare quei movimenti fluidi fino alla fine. Io metterò ben poco di questo allenamento perché mi sono vergognata da morire mentre lo facevo. Per via delle espressioni che facevo, poi mi è venuto da starnutire a un certo punto. Comunque questo allenamento è molto duro per essere un 10 minuti. Poi se avete altri canali da consigliarmi, seguiteli. Sicuramente non seguite me per il fitness, seguite chi davvero ne capisce. Io posso dire di fare qualcosina, però non sono un'esperta di fitness. Si è visto. Infatti ogni volta che mi chiedete faccio il video sull'allenamento, secondo me bisogna avere anche un po' di onestà, no? E dire io non mi so allenare. Però ci provo a fare qualcosa, anche perché non ho più 15 anni che mi ingozzo di fritti e i muscoli ci sono per magia. Neanche adesso ce li ho, però almeno provo a tenermi tonica. Ho appena terminato anche 30 minuti di ellittica, mi sembra che io abbia scalato l'Everest. Adesso vado a fare la doccia. Ok, devo dire che ho proprio un bel aspetto. Comunque ragazze, non vi aggiornate praticamente per tante ore, perché semplicemente ho cucinato con mia madre. Ho preparato qualcosa da mangiare, anche perché mangiavamo da sole, perché mio padre ha finito di lavorare praticamente mezz'ora fa, sono le 11. E in più sono scesa poi ad aiutarlo con alcuni documenti PDF che doveva modificare, non riuscivo a modificarli, insomma l'ho aiutato. Anche perché devo dirvi, mi fa piacere aiutare i miei genitori quando non riescono a fare qualcosa, perché perché per tutta la mia vita mi hanno aiutato loro. Quindi quando riesco a fare qualcosa, magari nel settore tecnologico, no? E quello dove io sono un pochino più ferrata rispetto a loro, perché non è la loro epoca, e sono contenta perché posso rendermi utile. Da piccola, da adolescente soprattutto, ero molto poco riconoscente nei confronti dei miei genitori, volevo fare tanto la ribelle, no? Invece poi crescendo mi sono resa conto di quanti sacrifici loro fanno per noi, hanno fatto e fanno ancora per noi, e quanto poco siamo riconoscenti di questa cosa. O lo siamo stati magari in epoche della nostra vita dove eravamo molto immaturi. Io parlo di quando io avevo magari 14-15 anni, lo vedo anche con gli adolescenti di adesso. Invece adesso che di anni ne ho 28, mi pento di tutte le cose che ho detto. Non sono stata sempre una figlia ingrata, però comunque sapete, quando vuoi fare il ribelle, no, tu non mi servi, poi ti servono per tutto i genitori, no? Perché ti aiutano in tutto e per tutto, ti danno consigli, ti stanno vicino. Quindi quando io posso rendermi utile, anche solo un poco, sono contenta. Come si cambia con l'età, non tornerei mai più indietro, perché non lo so, non sono stata una figlia terribile, non ho mai dato problemi particolari, però ho passato anch'io quella fase dove volevo andare via di casa e volevo disobbedivo, no? Rispondevo male. E poi però quando cresci ti rendi conto, dici mamma mia cosa ho fatto alle persone che comunque mi vogliono più bene, no? Che sono i genitori in questo caso. Comunque vabbè, sono cose che fanno tutti gli adolescenti. In ogni caso, adesso vado a dormire perché ho veramente sonno, sono stanca. E il braccio sta un pochino meglio, devo dire, sta sempre meglio. Io spero che questo vlog vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. E noi ci vediamo presto nel prossimo video. Vi mando un mega bacione, fatemi sapere cosa ne pensate.